Ciao, benvenuti a tutti sul canale YouTube di Mangiando con Enzo. Oggi prepariamo la Saker al pistacchio. Allora, per la base di pan di Spagna abbiamo bisogno 100 g di crema pistacchio, poi 110 g di burro, 150 di zucchero semolato, 5 uova, poi abbiamo bisogno di 110 g di farina tipo 00, 30 g di zucchero a velo e un pizzico di sale. Invece per la farcitura abbiamo bisogno di 200 g di crema al pistacchio, o meglio panna al pistacchio, che la formiamo con la panna e un po' di crema al pistacchio. Per prima cosa separiamo gli albumi dal tuorlo e montiamo l'albume con lo zucchero semolato. Adesso montiamo il burro con lo zucchero a velo e poi aggiungiamo un tuorlo d'uovo alla volta. Adesso incorporiamo gli albumi all'impasto a pistacchio con la spatola e giriamo da basso verso l'alto. Questo è importante per non far smontare gli albumi. Ripetiamo la stessa cosa con la farina. Allora, abbiamo messo il composto in una tortiera e l'abbiamo messo nel forno a 180 gradi per 35 minuti. Adesso montiamo la panna con la crema di pistacchio. Ecco qui la panna a pistacchio che andiamo a mettere sulla torta. Ecco qui il pan di Spagna al pistacchio, adesso lo riempiamo con la crema. Ecco qui il secondo strato, mettiamo il terzo strato. Ecco qui la nostra Saker al pistacchio. Ecco qui i tre strati, abbiamo un pan di Spagna al pistacchio con due strati di crema al pistacchio e su c'è un velo di crema al pistacchio. Dal canale YouTube di Mangiando con Enzo è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ricordatevi di mettere un like a questo video e alla mia pagina, sia di Instagram, Mangiando con Enzo, che di YouTube. Grazie, alla prossima.